Palazzauli, è la tendostruttura praticamente a due passi a fianco al Palazzauli. Si è cominciato a giocare alle 14.30 qui allo Zauli con la gara tra Magica e Latina, vittoria di Magica 59-47. Si è proseguiti con la sorpresa praticamente della giornata: le campionesse d'Italia della GEAS hanno ceduto il passo a Moncalieri in una gara davvero avvincente, molto bella, 54-50 il punteggio finale. E poi abbiamo vissuto le emozioni dalle 18.30 in poi del match delle padrone di casa di Battipaglia, che hanno vinto con non poche sofferenze per 66-61 contro Bologna, dopo essere stati in vantaggio anche di 25 punti. Alla fine hanno rosicchiato fino ai 5 punti conclusivi di divario contro Bologna. Battipaglia è direttamente interessata a questa gara che è appena cominciata, quella tra Biassono e Venezia, che ci accingiamo a vivere, a raccontarvi questa ultima gara della prima giornata delle finali nazionali femminili Under 19 Beko qui in diretta da Battipaglia. Vi dicevo di questa prima giornata che ha visto anche le gare dalla tendostruttura con questi risultati: la vittoria di Umbertide con Prato 60-49, a seguire poi si è giocata la gara tra Casale Monferrato e Quartu Sant'Elena 52-33 il punteggio finale, poi tra Schio e La Spezia 62-36 la vittoria di Schio. Si sta giocando, è iniziata infatti alle ore 20 la gara tra Trieste e Parma. Nel corso della nostra telecronaca vi racconteremo anche il finale di quella partita tra Trieste e Parma. Occhi però puntati sul parquet qui del Palazzauli, perché è iniziato il match tra Biassono e Venezia. Subito Venezia è avanti per 4-0 e ora sta portando palla, quindi entriamo subito in cronaca diretta con Rachele Porcu. C'è il blocco di Lorela Kubai, l'apertura per la numero 13 Carlotta Gianolla, che prova ad andare in penetrazione, subisce fallo dalla giocatrice di Biassono, la numero 10. Si andrà quindi per i tiri liberi proprio affidati alla numero 13 Carlotta Gianolla. Du 4-0 il punteggio finora che sta maturando in questo primo quarto, quando mancano 8 minuti e 15 alla fine. Seguiamo i due liberi di Venezia. Non va il primo della numero 13 Carlotta Gianolla, classe 1997. Vediamo il secondo libero. Non va nemmeno il secondo, 0-2. E allora Biassono può ripartire con Giulia Iasenza. Suggerimento per Francesca Ottolina, anzi per la numero 12 Rossi, Laura Rossi, che va sul lato debole, poi sbaglia però il facile sottomano. Venezia ne può approfittare con questo cost to cost, e fallo il canestro, fallo commesso da Biassono, il canestro realizzato da Lorella Kubai. 6-0, costretto a chiamare il time out per questo inizio anche abbastanza shock di Biassono. Biassono che è una realtà assestata nel tempo, anno di fondazione infatti 1970, e gran parte del gruppo che stiamo vedendo all'opera quest'oggi, al suo esordio qui contro Venezia, ha partecipato l'anno scorso alle finali Under 15 di Porto San Giorgio, ma non a caso che dicevo anzi che il gruppo di questo dell'Under 19, ben 11 giocatrici su 12, facciano parte del roster che partecipa al campionato di Serie A2, quindi una realtà importante questa del basket femminile Biassono, allenata da coach Emanuele Baretta. Si è qualificata per le finali piazzandosi al secondo posto in Lombardia, 12 vittorie e 2 sconfitte per lei, e può contare su canestri importanti di giocatrici importanti che hanno avuto anche delle chiamate importanti in nazionali, come ad esempio Rossi, nazionale Under 17 agli ultimi mondiali, e sulle giocate di De Ponti e sul nucleo storico delle classe 1998, terzo a Viterbo Under 15 due anni fa, come Giulietti, Vigano e Novati. Insomma, una realtà quella di Biassono che fonda proprio sul settore giovanile e vuole fare bene anche in questo esordio, anche se l'inizio è un po' con handicap. 6-0 finora il punteggio in favore di Venezia, Venezia che ha anche la possibilità di allungare a 7-0, lo fa con il canestro aggiuntivo di Lorela Kubai, classe 1999 per questa ragazza, davvero giovanissima, forse una delle più giovani in campo. Sbaglia ora Biassono con la numero 21 Angelica Tibè,
Allora Venezia può ripartire ancora per un altro tiro costruito da Anna Togliani ma non realizzato, infatti palla che sbatte sul primo ferro. E allora riparte Biassono con Rossi, pallone abbastanza complicato, non si è intesa con Ottolina, allora favorisce l'inserimento di De Ponti, poi la tripla provata proprio da De Ponti, palla che sbatte sul ferro, rimbalzo che trova puntuale Venezia. Biassono che è arrivata qui anche con piccolissimo ma presente gruppo di tifosi che fanno sentire comunque la loro presenza. Ora fallo in difesa di Biassono ai danni della numero 25 di Venezia, Federica Destro. Saranno due liberi proprio per la numero 25 della Reyer Venezia. Gli arbitri Giansante e Massafra a dirigere questo incontro. Dentro il primo libero di Federica Destro. Dentro anche il secondo e allora Venezia è 9-0. 7 minuti, poco più, alla fine del primo quarto. Inizio davvero shock per Biassono. Vediamo se riesce a riprendersi con De Ponti, ma c'è infrazione di campo. Un po' nel pallone la formazione lombarda. Occhi spalancati e sbigottiti del coach Emanuele Beretta. Rimessa per Venezia con Rachele Porcu. Suggerimento per Federica Destro, c'è il blocco di Gianolla. Destro prova a buttarsi dentro, c'è il fallo su di lei commesso dalla numero 10 Francesca Ottolina. Saranno due liberi per Federica Destro. Non va il primo, tanto sta arrivando qui in postazione il coach della nazionale, coach Ricchini, allenatore anche di Napoli, quindi abbiamo anche la possibilità di aprire una piccola finestra sulla Serie A1. Sta per arrivare qui in postazione. Nel frattempo siamo 9-0 tra Venezia e Biassono. Vediamo se Biassono riesce a creare e costruire la prima realizzazione. Non va la tripla di Rossi e allora con piacere diamo la buona serata anche al coach della nazionale italiana che ci ha raggiunto qui in postazione. Partirei però facendo un passo indietro dalla gara di Napoli. Che dice? Vogliamo tornarci o è meglio? No, va bene, ormai c'è stata un po' l'amarezza subito, però poi prevale la soddisfazione per il cammino che abbiamo fatto e per il campionato che abbiamo fatto, sicuramente oltre da ogni aspettativa, quindi siamo contenti di questo. C'è un po' il rammarico che sarebbe piaciuto andare a giocare la terza a Ragusa, però insomma, però con un campionato davvero straordinario, sì, per Napoli, appunto. Dato i meriti, quindi sicuramente grande soddisfazione. Coach, finali nazionali femminili under 19, posso chiederle cosa è venuto a vedere? Le giovani promesse del futuro, c'è qualcosa che le interessa? Insomma, qualcosa? Vedere un attimo il panorama, vedere queste sono giocatrici ormai. Tante di queste che dispongono già campionati di nazionali, di Serie A2, di A3, qualcuna anche di A1, quindi non ultimo Tagliamento che gioca qua a Battipaglia, quindi a vedere un attimo, a rendermi conto anche del livello e della qualità delle squadre, delle giocatrici. Domanda di conseguenza, com'è questo livello? È un livello medio-alto? Sì, è un livello che sta crescendo, che sta producendo, sta dando qualche frutto, per cui ci sono delle giocatrici che possono essere in prospettiva anche breve, possono essere già pronte per disputare i campionati di vertice. Ha visto qualche partita? Sì, oggi pomeriggio l'ho visto un pezzo di tutte, quindi. Quale squadra l'ha impressionata di più? No, è stata una partita più, le due partite più combattute sono state Moncalieri sesto
e poi Battipaglia Bologna, dove Battipaglia sembrava che dovesse andare via, poi Bologna ha recuperato la partita, quindi è stata anche combattuta di sicuramente di buon livello. Ma coach, la lasciamo andare e vedere anche questo match tra Venezia e Biassone. Sì, anche perché adesso c'è abbastanza differenza, però Venezia è sicuramente una squadra molto interessante, una squadra tra quelle che può ambire ad arrivare in fondo. Si è sbilanciato, Venezia favorita sulle altre, no, o c'è tra le varie candidate qual è l'interesse di più? No, non ho detto favorita, Venezia è una candidata, c'è Castel San Pietro che è un'altra candidata, Battipaglia oltre essere una candidata gioca anche in casa, quindi può avere anche favore di pronostico, ma sono queste tre, il sesto poteva sembrare squadra, però queste sono le squadre più che possono ambire ad arrivare in fondo. Insomma, vedremo il campo cosa dirà. Grazie mille, esatto, coach. Prego. In bocca al lupo. Ringraziamo il coach della nazionale italiana, coach Ricchini, che ci è venuto a trovare qui in postazione a raccontarci anche un po' il suo punto di vista di quelle che poi logicamente potranno essere anche e dovranno essere il futuro, il serbatoio del vivaio italiano anche a livello di nazionale, quindi occhi ben aperti e concentrazione al massimo per il coach della nazionale italiana che è qui a Battipaglia per seguire queste finali nazionali femminili Under 19 Beko. Noi nell'intervista logicamente ci siamo un po' distratti, facciamo un po' il punto della situazione, c'è sempre Venezia avanti con un parziale abbastanza ampio, 11-0 quando sono passati 5 minuti in questo primo quarto, ancora un po' contratta probabilmente la manovra di Biassono che ora favorisce di una rimessa in attacco, si appresta a batterlo Laura Russi, non si libera nessuno, un po' di problemi per recuperare questo pallone, riesce in qualche modo De Ponti a girare ancora per Laura Russi, ancora lei, non ci sono varchi per provare la conclusione, dà un pallone laterale, ma mancano 2 secondi alla fine, rischia di morire palla in mano Biassono, infatti così è, apprezza e applaude la panchina di Venezia per questa difesa importante, asfissiante anche da parte della formazione veneta, e quindi Venezia che può ripartire con la palla in mano, suggerimento per Togliani, poi Porcu, ancora questa tripla, si alza da 3, non va la conclusione di Elena Castello, poi prova a mantenere il pallone in campo, non ce la fa, però apprezzabile lo sforzo della numero 33 Anna Togliani, rimessa quindi per Biassono che però bloccata, il risultato sotto 11-0 contro Rayer Venezia, che insomma come sentivamo anche da coach Ricchini potrebbe essere in quel ventaglio di formazioni candidate a fare bene, insomma a arrivare a superare anche la seconda fase, che è già un ottimo risultato per le diverse squadre che sono candidate probabilmente anche alla vittoria finale di questa finale nazionali. Ora un altro canestro di Venezia, lo realizza la numero 12 Lorella Kubai, poi Giulietti, vediamo Biassono se si sblocca un po' dall'inizio, davvero shock, arriva con non poche difficoltà, ma arriva finalmente il primo canestro di Paola Novati, e allora leviamo quello zero dal punteggio di Biassono, Venezia va 13-2 a 3:20 dalla fine del primo quarto, ora ha provato la tripla Rachele Porcu, palla che è sbattuta sul ferro, ha guadagnato Biassono ma sbaglia poi ancora Novati, può ripartire Venezia ancora con Togliani, la tripla costruita e battuta dalla numero 12 Lorella Kubai, palla che sbatte però sul ferro, rimbalzo di Biassono che non sta dando davvero dimostrazione di una difesa molto attenta, infatti qualcosa non sta piacendo, perde un'altra palla Biassono, un po' incredulo il coach, c'è il contropiede, il facile canestro di Giada Colombo, incredulo dicevamo Emanuele Beretta, coach di Biassono, prova a sgridare, a svegliare un po'
dal sonno in cui sono cadute incredibilmente le proprie giocatrici. Ora c'è un altro errore sotto canestro di Paola Novati e può ripartire Venezia con una conclusione da due che è pestato la linea, la numero 16 Castello, pallone che però non è entrato, non si è concretizzato, quindi questa realizzazione da parte di Venezia. Allora Biassono può ripartire nuovamente con questa tripla di Giulietti, di tabella la numero 24 Valentina Giulietti, 15-5 il punteggio. Risponde Venezia, non va il cost to cost di Porcu, il sottomano termina tra le mani di Biassono che ora prova a prendere un po' coraggio ma perde un altro pallone, la numero 24 sempre Giulietti. Allora Venezia parte con Porcu, c'è una prateria praticamente che percorre senza problemi già da Colombo e va a realizzare un canestro facile facile, poi va a dar fastidio a Giulietti, no, guadagna una rimessa ancora a Biassono in difesa, un doppio cambio per Venezia, fuori la numero 12 Cubai e la numero 4 Porcu, dentro la numero 17 Muffato, la numero 32 Togliani, un doppio cambio anche per Biassono, prova a mischiare un po' le carte il coach Lombardo, sotto 17-5 a 1.5 dalla fine del primo quarto, perde un altro pallone Biassono, guadagna Anna Togliani per Venezia, sotto una palla davvero molto bella, viene sporcata in rimessa, ultima a toccare giocatrice di Venezia, si tratta della numero 17 Laura Muffato, quindi rimessa per Biassono, cambio per Venezia, fuori Anna Togliani, dentro Elena Smorto, numero 14. Prova a partire Biassono, sempre zone press di Venezia, a dar fastidio, palla fuori per la numero 21 che prova la conclusione, sputa fuori il ferro, poi un fallo della numero 17 Laura Muffato, gli applausi del pubblico di Biassono che insomma qualche unità la conta qui sulla tribuna dello Zauli. Due liberi per i Lombardi tra le mani della numero 5 Giulia Iasenza, dentro il primo, dentro anche il secondo, allora siamo 17-8. Prova a ripartire Venezia ora con questa tripla che non va, provata dalla numero 14 Elena Smorto, ma riesce comunque in qualche modo a riguadagnare il pallone, proprio la stessa Smorto che apre fuori per la tripla che va di Giada Colombo. E allora siamo 27 nell'ultimo minuto del primo quarto, Venezia sembra aver già messo in chiaro le intenzioni di questa partita, guadagna un altro pallone in difesa e va a costruire un altro altri due punti con la numero 14 Elena Smorto. Siamo 22-7, non ha smesso un momento Venezia di aggredire, a guadagnare un altro pallone, anche una grande giocata, infrazione di passi, peccato che ha Smorto e ha dato un assist per Iasenza, regalando anche un po' di spettacolo al pubblico che comunque è presente adesso al di là degli interessi di Battipaglia, presente per seguire tutte le partite di queste finali nazionali femminili Under 19 Beko. Un fallo ora di Iasenza sulla ripartenza di Biassono, siamo negli ultimi 16 secondi di questo primo quarto con Venezia ampiamente avanti, prova a costruire qualcosa in finale di primo quarto Biassono ma non c'è davvero nulla da fare, c'è anzi una tripla in conclusione di Venezia che non va, ci ha provato Elena Smorto. Allora finisce qui il primo quarto con un parziale che la dice tutta su come è andata, su come è andato questo match, con Venezia avanti 22-7. Venezia, insomma, Venezia squadra una delle più storiche del panorama cestistico,
impegnata con buoni risultati anche in Serie A 1, ricordiamo insomma nella semifinale playoff che si è disputata proprio ieri, sì, ieri, la sconfitta contro Schio. Invece per quanto riguarda l'Under 19, sostanzialmente costruita, fondata sulle atlete nate soprattutto negli anni 98 e 99, la Raier arriva a queste finali che stanno disputando qui a Battipaglia al termine di un percorso netto nella fase regionale, quindi tutte vittorie, e la maggior parte di queste ragazze hanno anche vinto il campionato di Da 3 con la società satellite Sistema Rosa Pordenone. Quindi Venezia che crea giocatrici e dà anche la possibilità a queste di esibirsi su diversi palcoscenici, anche come quello della 3. E sta ben figurando, se questo è l'inizio, insomma Venezia davvero può dire la sua in queste finali nazionali. 22-7 allora alla fine del primo quarto. Sta arrivando il Solerte Davide con le statistiche. Faremo una statua a questo bambino. Sta facendo i chilometri davvero per darci una mano qui in postazione. Si riprende allora il secondo quarto. Davvero grande questo bambino. Faremo casomai un regalo per sabato. Allora abbiamo anche la possibilità di dare un'occhiata alle statistiche con Venezia che porta Giada Colombo con 7 punti all'attivo, top scorer di questo primo quarto, a 5 c'è Lorella Cubai, a seguire un po' via tutte le altre. Biassono invece ha portato al referto solamente due giocatrici, Paola Novati e Valentina Giulietti. Si è ripreso a giocare in questo secondo quarto con Biassono, palla in mano con Giulia Iasenza, palla fuori per Tibè, Angelica Tibè, prova l'ennesimo scarico fuori per questa tripla che non va, provata da Paola Novati, ma ancora Biassono al rimbalzo con Giulietti, prova a crearsi un varco, l'ennesimo scarico, l'ennesima tripla provata, l'ennesimo errore, questa volta sempre di Paola Novati, rimbalzo questa volta premia Venezia che può ripartire veloce con la numero 22, la numero, sì, la conclusione poi della numero 6 Giada Colombo. Siamo 25-7. Ancora aggressiva Venezia, sembra avere anche uno stato, al di là che mentale, anche fisico eccellente. Stanno correndo come le dannate queste ragazze in questi primi 11 minuti dell'incontro e sembra non essere per nulla pago il coach Andrea De Preda, e invita le ragazze a metterci maggiore impegno. Allora ci prova Elena Smorto, l'altra tripla di Colombo che non va, palla che sbatte sul primo ferro, poi vanno a duellare due giocatrici, la numero 14 di Venezia Elena Smorto e la numero 5 di Biassono Paola Novati. Cambio per Biassono, fuori Giulietti, dentro la numero 11 Alessandra De Ponti. Rimessa per Biassono con Tibè, difficoltà anche a superare la metà campo, Venezia, Biassono perde un altro pallone, lo riguadagna Venezia che si crea un'altra azione in attacco con Elena Smorto, fallo e canestro per lei, commesso enorme ingenuità la numero 9 Elisa Maniero, danni di Elena Smorto. C'è il time out, è bello che comunque il pubblico di Fede Lombarda, arrivato fin qui, arrivato fino a Battipaglia, continui ad incoraggiare le proprie giocatrici che sono sotto di 20 punti, 27-7 il parziale, d'obbligo il time out chiamato da Emanuele Beretta per cercare un po' di mettere un po' d'ordine nelle proprie idee in questo gioco della formazione di Lombarda che davvero sta latitando su più punti. Maggiore tranquillità invece su Sponda Veneta, c'è la possibilità di lavorare, provare anche a girare un po' il roster
Non hanno preso parte ancora a questo match Elisa Pinzan e Martina Fassina. Probabilmente proseguendo così avranno la possibilità anche di trovare spazio durante l'arco di questa partita. Si ritorna sul parquet. Con i tiri liberi, il tiro libero, scusa, aggiuntivo di Elena Smorto per Venezia, che non va. Rimbalzo di Biassono, che prova a ripartire, a creare questa azione offensiva con Alessandra De Ponti. Attiene lì Smorto, c'è uno scontro fortuito di gioco, deve fermare il gioco proprio l'arbitro. Scontro che ha visto protagonista la numero 13 Carlotta Gianolla e la giocatrice di Biassono. Nel frattempo doppio cambio per Venezia, fuori Giada Colombo e la numero 17 Laura Muffato, va dentro Martina Fassina, come dicevo, che fa il suo esordio sul parquet, e la numero 12 Lorella Cubai. Si è rialzata nel frattempo la giocatrice che aveva subito quel colpo fortuito, è involontario, tutto ok per lei, si può riprendere a giocare. Con Biassono palla in mano, Rossi, non ci sono varchi da sinistra, allora deve girar palla per De Ponti centralmente, si sblaccia Tibè a cercare palla, ecco la servita, ma la difesa di Venezia ancora una volta si fa sentire in modo importante e costringe Biassono a morire, palla in mano. Riparte Venezia con... ancora con Smorto per Togliani, la conclusione della numero 12 Kubai che non va, non colpisce nemmeno il ferro, poi non riesce a tenere il pallone in campo a Venezia. E allora con enorme piacere abbiamo possibilità di fare anche una chiacchierata con una delle protagoniste del match che abbiamo raccontato in precedenza, quello tra Battipaglia e Bologna, Marzia Tagliamento. Ciao Marzia innanzitutto. Buonasera a tutti. Marzia, sembrava fatta, più 25, poi cosa è venuto, si è staccata la spina? Noi ci siamo cullate, loro ci hanno aggredito, e loro segnavano, e noi gli ultimi due quarti abbiamo segnato poco e quindi ci hanno messo un po' in difficoltà. Da un po' di paura poi alla fine. Sì, un po', però ci abbiamo creduto e siamo riusciti a portarla a casa, che era la cosa più importante. Domani sembra essere Venezia a questo punto l'avversaria di Battipaglia, la stai studiando, la stai guardando, conosci molte giocatrici, ti vedevo chiacchierare anche con alcune presenti qui in tribuna, che squadra è? Tosta questa? Beh, secondo me Venezia è una delle favorite, e se noi giochiamo come abbiamo giocato i primi due quarti oggi, secondo me siamo allo stesso livello, poi è tutta da giocarsela. C'è stato Coach Ricchini qua in tribuna, abbiamo fatto una chiacchierata anche con lui, ha fatto il tuo nome su tutti, insomma tra le giocatrici più interessanti di queste finali nazionali femminili Under 19, e insomma sei una delle stelle, tra virgolette, ti viene da ridere, però sei una delle stelle di questa manifestazione. Beh sì, diciamo che un po' di responsabilità in più me la sento, e quindi a volte un po' di tensione si fa sentire, però fortunatamente poi una volta che entro in campo non ci penso. Grazie mille a Marzia Tagliamento per essere venuta spontaneamente qui in tribuna a fare una chiacchierata con noi mentre prosegue il secondo quarto tra Venezia e Biassono. Venezia ha preso maggiormente il largo con il risultato di 29-8 a 7:02 dalla fine del secondo quarto. 29-8, quindi più 21 il punteggio, ancora difficoltà nel gestire questi palloni, adesso non rientra nemmeno negli 8 secondi Biassono per superare la metà campo, ovvero nel pallone la formazione lombarda, le mani in testa del coach di Biassono davvero sono l'espressione più adatta forse a questo inizio di questi due quarti praticamente. Venezia non sta avendo pietà, anzi sta attaccando, tenendo alle corde praticamente Biassono, e continua a farlo con Martina Fassina. Non c'è stata la chiusura del triangolo con Gila Togliani, lei che non trova varchi, ora Smorto si va sotto da Gianolla,
c'è il fallo su di lei, commetterlo è stata la numero 5 Paola Novati, quindi saranno due liberi per Venezia, secondo fallo per Novati, due liberi affidati alle mani di Carlotta Gianolla, non va il primo. Pronto un cambio Biassone nel frattempo, vediamo il secondo libero che va dentro. 30 a 8 il punteggio, cambio per Biassone, va dentro la numero 8 Giada Perini, fuori Francesca Ottolina, fa il suo esordio anche lei, numero 8 Giada Perini in questa manifestazione, ma perde un altro pallone Biassone. Venezia davvero sta avendo vita facile. Tripla sbagliata da Elena Smorto, poi c'è il fallo da parte proprio della neoentrata Giada Perini nei confronti della numero 8 Martina Fassina. Altro cambio, prova a mischiare ancora le carte il coach di Biassone, va fuori la numero 5 Novati e dentro la numero 6, si tratta di Giulia Iasenza, non va il primo libero di Fassina, rimaniamo sul 38, vediamo il secondo che va dentro, quindi 31-8 il punteggio, cambio anche per Venezia, spazio a Elisa Pinzan, esordio anche per lei, fuori Elena Smorto, esordio in queste finali nazionali per la giovanissima Elisa Pinzan. Biassone riesce a superare la metà campo, prova anche ad andare al tiro, non va in due circostanze consecutive, non ce la fa la numero 12 Laura Rossi, e allora Venezia può ripartire proprio con Pinzan, suggerimento per Kubai, poi Fassina, tutto chiuso ancora per Kubai da sotto, riesce a realizzare anche un bel canestro, un taglio laterale, 33-8 il punteggio tra Venezia e Biassone, gara che davvero sembra non poter dir nulla, già a metà del secondo quarto sconsolato il coach Emanuele Beretta di Biassone, continua a dare indicazioni ma le sue ragazze sembrano essere un po' nel pallone, un approccio vero negativo a questo esordio per loro e per Venezia a queste finali nazionali femminili Under 19 Beco, si stanno tenendo, che si terranno da oggi fino al 25 qui a Battipaglia, dislocati su due campi, qui questo, il Palazzauli, e la struttura a fianco, si chiama Tendo Struttura, un po' più piccola però insomma confortevole anche per le squadre che ci hanno giocato e che ci stanno giocando, perché insomma vi ricordo che è ancora in corso l'ultima partita della giornata proprio lì nella Tendo Struttura, tra poco vi daremo anche il parziale tra Trieste e Parma. Venezia in attacco, ultimi 4 minuti della gara, c'è il fallo della numero 6 Iasenza e danni della numero 32 Togliani, cambio, doppio cambio, fuori il numero 12 Kubai, la numero 32 Togliani, dentro la numero 25 Destro, la numero 16 Elena Castello, c'è Gianolla dai tiri liberi, dentro il primo, dentro anche il secondo, allora siamo 35-8, parziale davvero ampio tra le due squadre nel campo, scivola Pinzan, Biassone prova con una tripla che non va, non colpisce nemmeno il canestro, ancora mani in testa per Emanuele Beretta, il coach di Biassone non sa nemmeno lui davvero a cosa pigliarsi in questo momento, approccio probabilmente nettamente sbagliato delle giocatrici, ora sbaglia anche Venezia da sotto con Carlotta Gianolla, e allora Biassone prova a ripartire, c'è un fallo di Pinzan ai danni della numero 11 Alessandra De Ponti, una delle giocatrici più utilizzate a livello di minutaggio in questo match, cambio Venezia,
dentro Laura Muffato, va fuori Carlotta Gianolla. Si riprende con De Ponti, scambio con Perini, prova lei il taglio laterale, poi c'è lo scarico fuori per la numero 12 Rossi, ancora Perini, 8 secondi, deve accelerare un po' la conclusione, si va da Iasenza, va di tabella, non va, non entra questo pallone per Biassono, che adesso ha un'altra possibilità ma sbaglia il passaggio Tibè, poi prova a intercettare in qualche modo la giocatrice di Biassono, che con un po' di fortuna e un po' di caparbietà riesce a guadagnare questa rimessa. Chiama lo schema ora Alessandra De Ponti, cerca un varco Perini, giriamo sempre attorno al perimetro, lo scarico per Iasenza, poi si va sotto per questa conclusione provata e sbagliata dalla numero 21 Angelica Tibè, e Venezia può riguadagnare un altro pallone quando siamo con un fallo e un canestro. Ora va via Venezia con Federica Destro, siamo a 3:28 dalla fine del secondo quarto, ci sarà anche il tiro libero aggiuntivo per Federica Destro. Va dentro e allora siamo a cifra tonda, più 30 per Venezia, cambia ancora Biassono, fuori Rossi, dentro Valentina Giulietti. Si riprende allora con Biassono, ma impressionante la continuità con cui Venezia sta affrontando, approcciando a questo match, al di là del livello mentale. Ora una tripla da centrocampo di Biassono fa arrabbiare ancora una volta il coach Emanuele Beretta, anche il suo assistente Martina Gargantini, saltano anche forse un po' i nervi. Ora una tripla di Venezia che non va con Elisa Pinzan, prova a ripartire ancora Biassono, già risistemata però Venezia, ci prova De Ponti a girare per Iadenza, non va, rimbalzo che trova pronto ancora Venezia, ma c'è il fallo commesso da Valentina Giulietti e danni di Martina Fassina, che andrà dalla lunetta. Siamo a 2:56 dalla fine del secondo quarto, non va il primo libero di Fassina. C'è fuori il tempo. C'è fuori il tempo. Dentro il secondo, quindi 1 su 2 per la numero 8 di Venezia. Siamo 39-8 più 31 per Venezia. Altra conclusione di Biassono che va a canestro con la numero 24 Valentina Giulietti. Arriva a 10 punti Biassono, sono 29 i punti di distacco tra le due formazioni. Ci prova ancora Venezia con questa conclusione che non va, ma il rimbalzo è ancora di Venezia, ci aveva provato Fassina, ora Pinzan si crea lo spazio per la conclusione da due che non va, il rimbalzo trova pronta Venezia con Giulietti, si va sotto da Tibè, non ce la fa a mantenere il pallone in campo, allora rimessa in favore di Venezia in difesa. Riparte ancora Venezia con Giulietti, che va, prova ad andare a canestro da sotto, c'è il rimbalzo ancora di Venezia che non va però con l'ennesima conclusione. Siamo poco meno di due minuti alla fine del secondo quarto, 39-10, Biassono bloccata
Venezia, dicevo in cronaca, parlo che è arrivato al mio fianco qui anche Enrico Vitolo, Venezia che sembra star bene dal punto di vista mentale ma anche dal punto di vista fisico, sta correndo davvero tanto, questo è un avvertimento, un campanello d'allarme anche per Battipaglia che sarà a questo punto davvero la prossima avversaria di Venezia. Diciamo che il segnale più evidente insieme a quello di Schio e per certi versi anche a quello di Battipaglia, al di là poi della sofferenza incredibile dell'ultimo parziale, però effettivamente la partita con meno appeal, non tanto per la diversità di squadre perché sono entrambe importanti, ma per quello che sta dicendo il campo in questo momento. 41-10 a 1 minuto e 38 dalla fine del primo tempo è tanta roba, direbbe qualcuno, ed è indubbiamente un segnale importante. Ripeto, nel campo B c'è la tendostruttura, Schio ha fatto più o meno la stessa cosa con la Spezia. Sulla carta sembra che Venezia fosse forse essere un po' più forte rispetto alla squadra che attualmente in A1 è pronta a disputare l'ennesima finale scudetto. È tutto da vedere, perché Battipaglia è sembrata bellissima per 30 minuti, poi gli ultimi 10 appannamento totale con solo 8 punti. Domani sarà tutt'altra storia, abbiamo visto che il palazzetto era strapieno, ma lo è stato abbastanza per tutte e due, per tutte e quattro le partite e per tutti e due i palazzetti. Direi che lo spettacolo in questo momento della finale nazionale, oltre a quello del Givova Village, credo sia importante. È soltanto il primo giorno e penso che ci divertiremo, al di là di parlare tanto, soprattutto per te, Andrea. Lo so. Tornerei sull'argomento dell'organizzazione, perché insomma sta proseguendo, al di là delle due partite quasi in contemporanea con mezz'ora di differenza tra qui, dal Palazzauri e la tendostruttura. Fuori sento musica, quindi presumo che sia già cominciato anche lo spettacolo praticamente all'esterno, quindi c'è anche un lavoro fuori che riguarda anche l'extra basket che si sta facendo. Sì, chiediamo scusa al pubblico, ci consentiranno di parlare anche al di là della partita, che ovviamente già racconta poco meno a questo punto della partita. Sì, effettivamente alle 21 è iniziato lo spettacolo anche fuori al Givova Village, una settimana intera di eventi dentro e fuori nel campo. Il presidente l'ha ribattezzato l'evento nell'evento, mai stato fatto un qualcosa del genere per una finale nazionale. Merito probabilmente alla società, però poi alla fine devono essere gli altri a fare i complimenti. Vedremo come si chiuderà questa settimana, non solo in campo ma anche fuori. Di sicuro c'è stato tanto impegno da parte di tutti per rendere, ripeto, lo spettacolo affascinante ed emozionante anche all'esterno della Palazzauri e della tendostruttura. Ci abbiamo provato, vediamo come andrà questa settimana. Nel frattempo la prima giornata, tolta la cerimonia di apertura, direi che è andata abbastanza bene, un 6 possiamo tra virgolette anche ce lo prendiamo, anche se siamo già morti dopo un giorno, vediamo se arriviamo a sabato. Si può sempre fare di meglio, quindi anche questo deve essere da insegnamento, come di fatto lo può essere anche per le squadre, perché parliamo di under 19, quindi è vero che come Battipaglia altre realtà fanno giocare comunque le ragazze con le prime squadre, questa è una vetrina per crescere, e avendola portata poi a 16 è un'opportunità ancora più importante anche per altre realtà per mettersi in mostra. Siamo alle battute conclusive, sta finendo anche il secondo quarto, quindi ci prendiamo un po' di fiato tra pochissimo, quando suonerà la sirena abbiamo il tempo di rammentarvi sul parziale di questo secondo quarto che sta volgendo al termine, solo 2 secondi alla fine. Ringrazio anche Enrico che ogni tanto viene a darci una mano qui in telecronaca, i vari amici che si stanno succedendo nel corso delle nostre telecronache, poi ne arriveranno logicamente anche altri nel corso di queste giornate che passeremo insieme a raccontarvi come andranno queste finali nazionali femminili under 19 Beko qui da Battipaglia. Tiro libero di Biassono nel frattempo, in chiusura praticamente di secondo quarto con le mani di Paola Novati, e finisce qui allora il secondo quarto con Venezia avanti e anche di parecchio, 41-13. Ci risentiamo tra circa 10 minuti per il terzo e poi l'ultimo quarto del match tra Venezia e Biassono. Mamma mia, la partita oggi è bruttissima. Mamma mia. Senso ha per fare
personale di certe squadre. Imbarazzante per loro e per i figli. Questi andavano lì in giornale, erano molti, io da lì li conosco. Dice che la squadra di Vigevo non aveva attaccato 30 punti. Questo ha vinto di un punto con Val Madrera e si trovano in finale. Val Madrera con tre ragazze, cazzo, con tutte e tre le lunghe fuori cosa. Se venivano qui non dico che finiva 41 a 13, ma erano 41 a 27, 28 quindi lì. Anche perché fisicamente questi qua la Rai era obbligata a far giocare le lunghe anche loro, che vengono tutti in panchina, capisci? Avanti, indietro. Che c'è qualche possibilità del risultato che sta facendo l'Inter con Milan? 0-0. Basta. Sei contento? Sì. Due squadre devo dire. Non dico che fare. 0-0 anche solo per quello. Me l'ha detto io. Vabbè. Ti ha detto da sempre. Non diciamo neanche.